Mi mancava il mio ciao. Ho tagliato i capelli, li ho stirati, adesso non vi preoccupate che i ricci tornano fra un giorno o due. Allora, da Amazon, andiamo subito al dunque, ho visto questo contenitorino per deodorante vuoto. Allora, visto che avevo finito il mio deodorante cremino, ho pensato di provare a farne uno, un altro deodorante in versione solida. Allora, visto che mi trovo benissimo con la formulazione del cremino, cioè il deodorante che finora mi deodora meglio, profuma di più e ne sono molto orgogliosa, ho pensato di mantenere la stessa ricetta, diciamo, solo aggiungendo la cera d'api che nella mia testa dovrebbe far solidificare il deodorante. Proviamo. Allora, gli ingredienti sono olio di mandorle, karité, cera d'api, bicarbonato, amido, olio essenziale. Allora, iniziamo. In questa ciotolina mettiamo un cucchiaino di karité, un cucchiaino raso di cera d'api, in 2 dita all'incirca di olio di mandorle e andiamo a mettere il tutto a bagnomaria. Ecco qua che si scioglie il tutto a bagnomaria. Ok, una volta che gli ingredienti a bagnomaria si sono sciolti, facciamo bene attenzione che la cera d'api si sia sciolta per benino, andiamo ad aggiungere due del bicarbonato, dell'amido. E giriamo. Vediamo di essere abbastanza rapide, rapidi, scusate maschi, perché altrimenti la cera d'api inizia a fare effetto. Ok, andiamo ad aggiungere i nostri oli essenziali. Io metterò come al solito il limone, 3 gocce, e menta, 2 gocce. Rigiro. A questo siamo pronte per versare il composto nello stampino. Fino al bordo. Magari vi aiutate col cucchiaino a livellare in modo che sotto non ci siano spazi vuoti, vuoti d'aria, ma che nemmeno sbordi troppo. Cerchiamo di pareggiarlo. Ok, ora professionalmente puliamo il bordo. Pronto, lo lasciamo raffreddare in frigo se volete fare più in fretta o in un posto comunque non caldo, e vediamo fra un po' cosa viene fuori. Ciao! Mentre il nostro deodorante si sta raffreddando, vi faccio vedere un'altra cosa che ho comprato da Aromazon, ovvero questo aggeggio vuoto per il mascara. Perché l'ho preso? Perché voglio sfruttare un po' il mio olio di ricino. Sappiamo bene che l'olio di ricino fa bene a capelli e ciglia, però non ho la pazienza la sera di mettermi lì così a spalmarmelo. Quindi ho comprato questo, che anche è caruccio, da utilizzare come
applicatore di olio di ricino. Allora, mi hanno mandato insieme all'aggeggetto vuoto per il mascara la pompetta, la siringhetta. Siringhetta, ne? Non sono per niente professionale. Dovrei aver già tutto pronto. Invece. Voilà, allora, mascara, olio di ricino, siringhetta. Vediamo un po' se riusciamo a fare questa cosa. Immergiamo la siringhetta qui, tiriamo su. Funziona! Voilà! A questo punto travasiamo la siringhetta qui, spingiamo giù, ecco che l'olio è entrato. Non ne metto tantissimo, poi lo posso sempre aggiungere. Aggiungo il tappino del mascara qui. Immergo lo spazzolino dentro. E voilà! Ecco pronto il nostro applicatore per l'olio di ricino. Tutte le sere per un mese, prima di andare a dormire, ci andiamo a dare sulle ciglia questo. E ce le allungherà, le farà più forti e più lucide. Ok, adesso aspettiamo qualche ora, andiamo a vedere il nostro deodorante nel frattempo come si è solidificato. Ciao! Allora, è passata un'oretta, non ci va molto, e questo è il risultato. Come vedete non cade, si è solidificato, non avevo dubbi. E voilà! Questo è il nostro deodorantino, funziona perché me lo sono messo, profuma, giuro. E sono convinta che durerà, perché è esattamente la formulazione identica a quello che uso da mesi, semplicemente ho aggiunto questo cucchiaino di cera d'api che ha fatto solidificare l'olio e che ha fatto solidificare il tutto. L'unico neo è che questo cosetto è veramente piccolo, è neanche come un mignolino. Ovvero, guardate, tirato tutto fuori, cosa viene fuori? Finito. Purtroppo non lo sapevo quando l'ho acquistato. Se però volete come me fare un deodorante solido, utilizzatene uno normale o tenete semplicemente la scatolina di un qualsiasi Nivea, insomma di quelli fatti così, svuotatelo bene, lo lavate bene, lo disinfettate e boh, possiamo anche farci i deodoranti in stick. Ciao! Ah, ovviamente questo è più comodo da portarvi dietro, in palestra se magari la ciotolina si versa, c'è il rischio che, ne so, il tappo non è abbastanza chiuso, cioè questo è più comodo, direi che questo piccolino così va bene per andare via in vacanza una settimana o un weekend, dovrebbe bastare. Comunque io adesso mi attrezzerò con una confezione più grossa, anyway funziona, ciao!